Allora, guardiamo questa foto. Sono due tagli giganti, rispettivamente di 230 e 100 metri di lunghezza, scavati usando anche la dinamite, uno di fronte all'altro, nei due bordi opposti di una mesa. Siamo nel Nevada e siamo nella Mormon Mesa. Nel Nevada desertico, nell'Alto Nevada. I due tagli formano due pezzi di una gola di 500 metri di lunghezza, il cui centro, però, se guardate bene, è vuoto, perché al centro c'è un dirupo, un precipizio. I tagli sono lunghi 9 metri e profondi 15. E per farli, appunto, si è reso necessario spostare 240.000 tonnellate di terra. I terrapieni, fatti con materiali di sgombero, che si sono formati sui lati del dirupo, costituiscono a ben vedere le uniche forme piene. Il volume reale, insieme ovviamente a quello dell'altipiano. La scultura sta nel vuoto, la scultura sta negli avvallamenti, è una scultura negativa. Infatti quest'opera si chiama Double Negative. Perché? Perché ci sono i due negativi, i due tagli negativi che incidono la terra come una tela di fontana. E dall'altra parte c'è in mezzo il dirupo, il precipizio. Doppio negativo, naturalmente, una doppia negazione che naturalmente non può essere, quindi è una sorta di impossibilità. L'artista è Michael Laser e queste cose le faceva molto giovane, sui 25 anni, alla fine degli anni 60. E beh, mi pare che in qualche modo qui ci sia tantissimo da dire. Innanzitutto, appunto, questa idea molto forte di una scultura che si dà per sottrazione. Heiser, appunto, dice riguardo proprio a quest'opera: grazie alla forza di gravità, Double Negative è stato realizzato a partire dal suo stesso materiale, con una traccia, una spiegazione visiva della sua fattura. Double Negative allude ad un oggetto o a una forma che in realtà sono assenti. Per creare questa scultura non si è accumulato materiale, lo si è rimosso. La scultura non è un oggetto scultura tradizionale. I due tagli sono così grandi da sembrare unite in un'unica forma. Il titolo Double Negative è la descrizione letterale dei due tagli, ma ha implicazioni metafisiche, in quanto un doppio negativo è impossibile. Davanti a noi non c'è nulla, eppure c'è una scultura. Quindi davanti a noi non c'è nulla, eppure c'è una scultura. Quindi l'idea appunto che la scultura nasca per sottrazione, non per... Non si aggiunge, ma si toglie. E non c'è il pieno scultoreo, ma un paradossale vuoto scultoreo. Allora, pensate a come in qualche modo e che cosa significhi entrare in una scultura come questa. Tanto che subito i primi, in qualche modo, visitatori di quest'opera, vedendola in fotografia come l'avete vista oggi, in qualche modo voi cosa state vedendo in questo momento, pensavano che in fondo non fosse granché. Ma poi, quando arrivarono in loco e cominciarono a passeggiare, a camminare, a inerpicarsi dentro questa struttura, erano sopraffatti da una presenza scultorea, ma soprattutto da una presenza appunto della terra, della geologia in qualche modo, perché camminando dentro ed essendo circondati da 15 metri di roccia, si potevano in qualche modo leggere
quasi, si poteva leggere i tempi geologici che in qualche modo si sono succeduti nella Terra. Allora, la scultura è visibile interamente soltanto dall'alto, ma da terra è impossibile avere una visione unitaria della scultura. Quindi l'idea è esattamente questa. E quando ad Heiser, si chiese appunto, no, se, a lui interessava sostanzialmente la scala o la grandezza, la dimensione di un'opera, lui rispose: non la scala, ma la grandezza. La grandezza o la dimensione è reale, la scala è una dimensione immaginaria. Si potrebbe considerare la scala come una misura estetica, mentre la dimensione o la grandezza è una misura effettiva. Allora potremmo dire che Heiser con quest'opera è interessato alla grandezza che rende inane la scala, che cancella la scala. Che cos'è la scala? La scala è il rapporto tra la dimensione di un oggetto rappresentato e la sua dimensione reale. Heiser vuole lavorare a che la scala, in qualche modo, venga impossibile cancellarsi, no? Non è possibile che si cancelli la scala, perché noi misuriamo ogni cosa intorno a noi attraverso di essa. Ma appunto renderla più debole, indebolirla, renderla in qualche modo, come dire, meno assoluta. E quindi aprirsi alla grandezza, in qualche modo, significa che per Heiser è importante uscire dal nostro modo che abbiamo di vedere, che è quello di ridurre tutto alla nostra dimensione. L'idea fondamentale sua è fare esperienza attraverso la scultura di uno spazio che non possa essere messo in scala, cioè di uno spazio che sfugga ad ogni riduzione, a questa sorta di reductio che in qualche modo ci permette di controllare l'oggetto. Camminando dentro questa scultura, non siamo noi ad avere una visione unitaria dell'oggetto, non è possibile avere questa visione che ci permette di dominarlo, di controllarlo, ma da un certo punto di vista siamo esposti, siamo in balia di che cosa? Di questa grandezza, di questa dimensione che non c'è possibile ridurre a scala. Quindi questo è uno degli aspetti di quella che non chiamerei più, o non ancora se volete, non più land art, perché se guardate il termine inglese, land è qualcosa che si ferma alla superficie. Mentre qui, e vedremo questa sera tutto il nostro lavoro su Heiser, cercherà in qualche modo di capire che centrale nella sua opera è proprio non land, ma earth. Quindi parliamo di earth sculpture. Perché la parola earth designa nel contempo sia il pianeta, e vedremo che è questione proprio di, come dire, sentirsi in un pianeta nel momento stesso in cui contempliamo e abbiamo esperienza o facciamo esperienza delle opere di Heiser. Dall'altra parte, Earth significa anche uno degli elementi principali di cui questo pianeta è costituito. Quindi c'è questa idea molto forte, che mi sembra in qualche modo chiara già da queste poche immagini che avete visto, che agisce all'interno della visione di Heiser. Proprio un'idea antichissima, se volete. Vedremo che questa sera oscilleremo paradossalmente tra un passato arcaico e un futuro di là da venire, che rende sfuggente in qualche modo l'opera di questo artista, almeno da un certo punto di vista. E perché parlo di arcaismo? Beh, insomma, guardate, non è questione di che cosa? Di potenze ctonie, quando praticamente vi trovate
di fronte a un'opera di questo tipo? Scavare con la dinamite 15 metri in profondità. Non è da un certo punto di vista avere a che fare con quello che appunto gli antichi greci, no? Parlavano di divinità della terra, Ctone, di divinità degli inferi, di divinità che non si mostrano nella solarità, ma in qualche modo sono nascosti nell'ombra e nelle profondità della terra. Caesar in qualche modo è un figlio d'arte, ancora vivo, sta molto male, molto probabilmente anche per l'esposizione a delle radiazioni, vedremo praticamente in che contesto è stato in qualche modo contaminato, ha una malattia piuttosto grave e sta lavorando ancora adesso ad un'opera mastodontica, di cui praticamente vi dirò qualcosa più tardi, ma non è finita, probabilmente non riuscirà nello spazio che gli resta da vivere a finirla, secondo le sue stesse parole. E tutta la sua idea, fondamentalmente, a partire dagli anni 60, partiva dal credere di essere quasi investito di una sorta di missione. La missione per noi forse appare un po' strana o anacronistica adesso, in realtà allora era molto sentita, no? Ed era quella in qualche modo di voler, da un certo punto di vista, lasciare, inscrivere, lui dice proprio, nel paesaggio, proprio incidere se volete, qui c'è questione molto anche di forza, vedremo, no? In questo artista, di inscrivere nel paesaggio la memoria della civiltà americana. Prima di che cosa? Beh, anni 60, prima dell'apocalisse nucleare. L'idea fondamentale di Eiser era quella di riuscire in qualche modo a far sì che la Terra, nella Terra, si incidesse appunto un qualcosa, una scultura, un oggetto d'arte che testimoniasse di che cosa? Della memoria della civiltà americana. E per questo dicevo prima, il riferimento va alle antichissime civiltà precolombiane. Che avevano in qualche modo, che avevano prodotto delle straordinarie opere, anche lì enormi, in cui praticamente si trattava veramente di lasciare un segno sulla terra, grazie alla terra. D'altra parte, il padre di Eiser, che Robert Eiser, era un famoso antropologo e archeologo, che aveva fatto scavi in America Latina e nel sud-ovest degli Stati Uniti. Allora, questa idea molto forte che gli veniva da lontano era esattamente questa: così come le civiltà antiche lasciano un segno del proprio passaggio, l'America, che stava o rischiava in qualche modo di essere distrutta, doveva lasciare qualcosa ai posteri per poter in qualche modo ricordare quello che non sarebbe più stato. Dice Eiser, la mia pratica riflette in particolare la mia coscienza di vivere nell'età nucleare. Noi stiamo forse vivendo la fine di una civiltà. Ed è per questo che nel 1972, come vi dicevo poc'anzi, egli comprò un ranch. Prima visse praticamente per molti anni in una roulotte, poi in qualche modo costruì una sorta di ranch in un territorio a Garden Valley, sempre nel Nevada, vastissimo, dove cominciò appunto a costruire quella che chiama City, la città che vedremo in qualche modo. Un'opera veramente grandiosa da questo punto di vista. È stato detto una cosa molto bella, che la forza, la gioia anche della creazione di Eiser non va mai avulsa da una sorta di angoscia che si porta dietro costantemente. È come se questo artista andasse, come dire, oscillasse tra l'euforia della creazione, ma è un'euforia che, come dire,
danza sull'orlo dell'abisso, perché è accompagnata sempre da una sorta di angoscia che lo spinge a lavorare, a fare, anche a rischio della sua vita, perché per fare ciò che ha fatto e quello che sta facendo si è ammalato, ha dovuto passare tantissime vicissitudini dolorose. Ecco, vi è un'idea molto forte in cui forse non è neanche estraneo anche il mito americano, il mito tipico di molta letteratura americana che ha a che fare proprio con la distruzione del sé, no? Cioè quasi che ci fosse da parte dello stesso Eiser una sorta di compiacimento, no? Nell'autodistruzione, tipico di molta letteratura americana, no? Da questo punto di vista. Quindi agiscono cose molto diverse e ve lo dico subito, molto contraddittorie, che rendono piuttosto interessante questo artista. E, tra l'altro, le sue opere, come in qualche modo vedrete adesso, a questo punto di vista, assomigliano moltissimo a, adesso non questa in particolare, vedete questo, questo taglio dato dall'immagine è piuttosto interessante, no? Perché vedete come in qualche modo lui lavori proprio su una sorta di precipizio naturale, no? Che si apre di fronte a questi splendidi paesaggi. Ecco, l'idea fondamentale sua è appunto quella di ricreare queste straordinarie e grandi opere che dovrebbero in qualche modo testimoniare di quello che non c'è più. Tra l'altro Eiser è molto legato anche ad un'altra particolarità piuttosto interessante e che lo avvicina per certi versi a Jackson Pollock, e cioè l'idea per cui ogni età della storia deve non soltanto sviluppare una particolare arte, ma deve anche scegliersi gli strumenti e le modalità attraverso cui creare dell'arte. E prima parlavo di Pollock, guardate questa bellissima foto, ecco, una foto straordinaria, siamo sempre in un lago desertico, completamente disseccato, e che cosa fa Eiser? Getta della calce, e come avete visto sotto ci sono già dei getti di tintura, e praticamente sta dipingendo un po', no? Una sorta di variazione del dripping di Pollock, però sulla terra, eh? Sulla terra in qualche modo secca del lago. Ecco, l'esigenza è quella di lavorare con materiali nuovi, con strumenti nuovi, per dire in qualche modo qualcosa che questa età deve in qualche modo dire, testimoniare, ricordare. Queste sono altre sue sculture, in qualche modo, e queste sculture testimoniano anche di un altro fatto piuttosto interessante, no? Guardate ad esempio questa scultura, molto particolare, perché lui, come suo padre tra l'altro, il padre di Eiser, scrisse negli anni 60 un famoso articolo per Science dove parlava della modalità attraverso cui le civiltà antiche, in particolare gli Olmechi, trasportavano i loro manufatti di roccia, di pietra, no? Che erano manufatti ovviamente enormi, in particolare le teste, non so se avete presente le teste olmeche, sono enormi in qualche modo, e appunto gli archeologi si chiedevano come avevano fatto, come facevano gli antichi Olmechi con delle conoscenze tecniche rudimentali a spostare praticamente queste immense, immense opere d'arte. Ecco, tutto questo discorso era affascinato Eiser, che una volta accompagnò suo padre addirittura in Egitto, proprio perché suo padre andò a studiare in Egitto
come gli antichi, appunto, egiziani trasportavano i mennoni, di cui parlavamo nel primo incontro, se vi ricordate, citando Hegel, le sculture inorganiche, e parlavamo proprio di queste immense statue che, viva Dio, dovevano essere spostate, no? Quindi l'idea fondamentale era quella di capire come era possibile spostare tutto questo. Ebbene, Heiser lavora tantissimo con lo spostamento, cioè l'idea fondamentale sua in molte sculture, in moltissime sculture, è quella di prendere del materiale da un certo sito e spostarlo in un altro. Guardate qui, ad esempio, qui siamo nel deserto del Nevada, è stata costruita una sorta di fossa. Questa fossa dal vago, no? Sapore geometrico, quindi in qualche modo è chiaro che l'ha potuta fare soltanto l'uomo, in cui viene depositata una roccia che viene da centinaia di chilometri di distanza. E questa idea torna prepotentemente nelle sue opere, tanto che qualcuno ha parlato dell'opera di Heiser come una specie di rapporto ambivalente nei confronti della natura. Perché prima vi dicevo appunto Earth Sculpture, ma è Earth Sculpture perché? Perché qui non si tratta soltanto di agire nella natura, ma si tratta anche molto spesso di violentare la natura. No? L'uso della dinamite, un uso invasivo praticamente degli esplosivi. Una vis forte che non si ferma di fronte a niente. Pensate in qualche modo Heiser che va in determinati siti che gli indiani nativi americani per secoli hanno lasciato intatto e lui in qualche modo lavora con una quantità straordinaria di mezzi e di appunto e di procedure invasive a strappare dalla terra pezzi enormi, monoliti enormi di marmo per spostarli in un'altra parte. Smithson, Robert Smithson, di cui abbiamo parlato l'altra volta, diceva, a proposito di Heiser, scherzando, ma scherzando fino a un certo punto, diceva che probabilmente il buon Heiser aveva un complesso edipico ecologico, quindi quasi che il suo rapporto con la terra fosse un rapporto appunto ambivalente di odio e amore e che da un certo punto di vista questa materia prima intrattenesse appunto degli strani rapporti. In realtà è vero, perché da un certo punto di vista, queste opere, come vi dicevo, mi lasciano per certi aspetti, mi lasciano perplesso, perché hanno una innegabile forza, che naturalmente è legata appunto anche alla mastodonticità che esprimono. Ma dall'altra parte, appunto, sembra, una modalità attraverso cui questo autore vuole veramente, da un certo punto di vista, incidere profondamente sulla terra. Spesso anche con, come dire, con una violenza in qualche modo inaudita. Ecco, perché dico questo? Perché da un certo punto di vista, l'altra volta abbiamo parlato, se vi ricordate, del sublime, no? La domanda che dobbiamo farci di fronte a tutto questo, ma è sublime questa cosa? Ha a che fare con il sublime un'opera di questo tipo? Vale a dire, c'è qualcosa che avvicina l'opera di Heiser all'opera di Walter de Maria, a cui spesso in qualche modo viene paragonata? Tutto questo immenso dispendio di energia, di mezzi, di uomini. Ecco, che cosa ha a che fare? Con che cosa ha a che fare? Io vi dico la verità, da un certo punto di vista, cioè, non sapevo bene come interpretare queste cose, perché se guardo a Double Negative, in effetti, un'idea di grandezza, un'idea di sublime dinamico,
potrebbe anche toccarmi per certi aspetti. Però c'è qualcosa che in qualche modo, c'era qualcosa che non mi convinceva. In effetti, poi mi sono accorto che in America esiste tutta una ricerca, tutto un campo di studi che riguarda un certo tipo di sublime, che non è più il sublime kantiano, che non è più il sublime di Burke, che non è più il sublime europeo, anche perché, come molti altri artisti abbiamo visto l'altra volta, proprio Eiser insiste moltissimo nel voler fare un'arte americana, e specificamente americana. Il sublime a cui mi riferisco in America si chiama sublime tecnologico. Che cos'è questo sublime tecnologico? Già Emerson, il grande filosofo trascendentalista, parlava con grande ammirazione e trasporto nell'Ottocento della ferrovia. Moltissimi americani hanno esaltato la macchina a vapore, eh? Cioè tutti quei meccanismi, tutte quelle macchine che servono sostanzialmente a incidere profondamente sulla natura, modificando radicalmente il rapporto con il sublime, perché il sublime non è più dunque questa sorta di comunione paradossale con la natura che ha l'individuo, no? Che l'individuo ha nei confronti di ciò che in qualche modo non riesce con l'immaginazione a comprendere, ma in America il sublime tecnologico si trasforma in una sorta di incidenza della tecnica sulla natura che è volta sostanzialmente a stupire e a dominare la natura stessa. Quindi qui vi è qualcosa come veramente un sublime tecnologico operante, senz'altro su questo. Un sublime tecnologico che molto spesso, come vedete da questa immagine, questa è l'unica immagine di una scultura di Eiser, in qualche modo, l'unica scultura di Eiser dove appunto appaiono delle forme riconoscibili. Si chiama Effigie Tumuli ed è stata fatta in una zona che in qualche modo l'inquinamento aveva devastato. Una legge americana l'aveva in qualche modo messa, finalmente, l'aveva protetta e Eiser ha avuto l'incarico appunto di fare cinque statue mastodontiche, come vedete, che si possono vedere soltanto dall'alto, perché da sotto, un po' come le linee dei Nazca, no? Non si riconoscono camminandoci intorno o dentro, si possono vedere soltanto dall'alto nella loro figuratività. E queste sono le uniche sculture in cui Eiser cerca di, come dire, raffigurare, non so se sia il termine giusto, appunto, degli animali tipici di quei luoghi. Allora, qualcuno in qualche modo ha parlato, no? Ha detto che questo rappresentava, se volete, se è vero che c'è questo rapporto di odio e amore di Eiser nei confronti della Terra, da una parte c'è in qualche modo l'utilizzo massiccio della violenza, dall'altra in qualche modo vi sono anche opere come questa che cercano una sorta di conciliazione con la terra. Ma non c'è dubbio che appunto in lui agisca una sorta di sublime tecnologico. Lui è attirato tantissimo dalla tecnologia, usa gli ultimissimi ritrovati tecnologici. Questa è City, appunto, di cui vi dicevo prima, questa città enorme, e coniuga il passato con il futuro. Guardate ad esempio questo si chiama Complex One, ecco, è creato esattamente riproponendo la forma della mastaba egiziana. La forma della mastaba egiziana però viene in qualche modo complicata da che cosa? Da tutta una serie di tecnologie che in qualche modo gli egiziani non conoscevano e che permettono invece ad Eiser di appunto fare di questa scultura appunto un'ennesima sfida nei confronti praticamente delle possibilità umane. Quindi l'idea molto forte qui è questa, e cioè il fatto che
Lui è affascinato dalla tecnica, è affascinato da tutto ciò che permette all'uomo di incidere profondamente nella natura. Ecco, forse rispetto al vecchio sublime tecnologico americano, in Acer resta invece molto, molto chiaro e molto evidente, a mio avviso, il fatto che in lui agisca questa angoscia di cui parlavo prima. Cioè, l'idea fondamentale è quella di riuscire a testimoniare qualcosa che è destinato assolutamente a passare, che è destinato in qualche modo ad andarsene. E forse l'idea forte è un po' questa, ecco, questo mi lascia un po' perplesso, su questo chiudo perché mi lascia perplesso il fatto che da un certo punto di vista questa ripresa di forme arcaiche antichissime, ecco, non ha alcuna giustificazione. Nei nostri giorni, non ha alcuna giustificazione per il fatto che le società da cui queste forme vengono prese sono società completamente diverse dalle nostre, e la nostra invece è una società che in qualche modo non è legata da niente, nulla tiene insieme questa nostra società, no? È proprio la dispersione ciò che caratterizza in qualche modo i tempi, il tempo in cui viviamo. È come se da un certo punto di vista Acer, riprendendo determinate forme arcaiche, volesse porre l'attenzione o una sorta di urgenza nel ripensare, prima che sia troppo tardi, l'idea appunto di cosa costituisce una civiltà. L'idea sua è in qualche modo riuscire a capire, riuscire a comprendere, ecco, perché in qualche modo Heiser dice che queste cose dovrebbero sopravvivere nei secoli, nei millenni per testimoniare questo nostro mondo che non ci sarà più. In che cosa questo nostro mondo assomiglia a Siti? Non lo so, in qualche modo. Credo che questo sia il grande problema. Il grande problema sia quello di riuscire forse a creare un qualcosa che non esplichi esattamente ciò che noi siamo o come noi viviamo, ma che sia un invito forse gettato come una sorta di messaggio nella bottiglia a chi verrà per pensare una sorta di a posteriori, per pensare una sorta di stranissima, inconcepibile, impossibile civiltà unita, civiltà che esprime immediatamente un concetto di unità profonda. Ecco, io credo che questa sia la grande utopia di Acer, mostrare qualcosa che in realtà non c'è, o che in qualche modo esiste soltanto nello spazio dell'utopia. Questa è l'ultima cosa che vi dico, vedete, questo è Los Angeles ed è appunto un po' quello che dicevo, forse qualcuno l'ha paragonato all'ultimo omaggio che ha fatto Acer a suo padre, che si tratta di un monolite gigantesco che appunto è stato posto su questa sorta di corridoio dove appunto si può passare sotto, no? Quindi paradossalmente si può passare sotto a questa scultura, sotto questo peso immane, e tutti coloro che in qualche modo hanno provato questa esperienza dicono appunto che è qualcosa di assolutamente devastante, Sembra che in qualche modo tutto il peso dell'universo praticamente sia sopra la nostra testa. Anche lì, se andate su YouTube, potete anche vedere tutta, perché appunto l'opera dove comincia, veramente, comincia quando il masso, il monolite viene scelto, viene in qualche modo strappato alla terra, viene portato con dei tir enormi per centinaia di chilometri nel luogo di destinazione. Quando è che comincia l'opera? Quando è che finisce? Ecco, si può vedere praticamente tutto questo grande spettacolo, che naturalmente è anche molto americano, nel senso peggiore del termine, no? Però l'idea fondamentale è che qui ripercorre quello che è invece, come dire,
E qui mi sembra che riprenda appunto questo grande problema del trasporto di materiali e di oggetti enormi che era tipico delle civiltà antiche. E mi fermo su Aeser per passare a Tyrrell, che in qualche modo ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma. Allora, qui invece vorrei partire da quest'opera. Guardatela, in qualche modo intanto. Tanto diciamo subito che in qualche modo Tyrrell è un personaggio diversissimo, è molto lontano dal personaggio di Aeser. Da un certo punto di vista Aeser rappresenta proprio un certo mito americano, come abbiamo detto dopo. Aeser invece è figlio di un emigrato europeo, ugonotto, quindi praticamente un calvinista francese. La madre quacchera, quindi praticamente è cresciuto in un ambiente quacchero ed è un personaggio veramente straordinario. Penso che sia uno degli artisti, non soltanto uno degli artisti più pagati, uno degli artisti più richiesti in tutto il mondo, ma è anche un artista e un uomo dalle mille doti. Vi accorgerete appunto in quello che dirò, quelle poche cose che dirò stasera, è impossibile parlare dell'opera intera di Tyrrell che è enorme, in qualche modo, un'opera veramente straordinaria. Ma lui ha interessi in astronomia, in geologia, è pilota d'aereo, provetto, ha aiutato in qualche modo in tempi non sospetti i monaci tibetani a scappare appunto dal Tibet. Insomma, è una persona dalle mille sfaccettature e da una personalità molto complessa. Quello su cui io vorrei soffermarmi stasera è la sua grande fascinazione per la luce, come vedete già o potete intuire da quest'opera. E per fare questo, in qualche modo, cercherò di appoggiarmi a un testo molto bello di Georges de Dieubermann, che si intitola L'homme qui marchait dans la couleur, e che appunto parla, sono diversi saggi dedicati appunto a Tyrrell. Forse qualcuno si chiederà che cosa c'entri questo con Alain d'Art. È un'ottima domanda, ma appunto è un artista a 360 gradi, è molto legato a certo minimalismo, a certo concettuale, anche alla performance. Ultimamente tutte queste opere sono accompagnate anche da una performance, e vedremo poi alla fine perché in qualche modo può anche essere detto un land artist, per un progetto anche qui veramente fuori dalla grazia di Dio, tanto è grande che in qualche modo almeno vedremo alla fine. Solo per pochi aspetti, soltanto per farvi vedere l'importanza e la complessità. No, innanzitutto io volevo parlarvi di quest'opera, che è una delle opere, una degli Space Division Constructions. Immaginatevi praticamente di entrare qui dentro e siete all'interno di una sala dove praticamente siete circondati da una sorta di vapore secco. Appena entrate in questa in quest'opera, che la potete vedere al museo, questa da Parigi in qualche modo, è stata fatta questa mostra. Entrate in questa stanza, siete circondati in qualche modo da questo vapore secco e Didi Huberman dice cominciate già ad immaginarvi come foste in qualche modo qualcosa di vago, no? Come in certi acquerelli di Turner. Quindi voi stessi in qualche modo diventate parte di qualcosa che non riuscite immediatamente a dominare. Che cosa vedete in questa sala? Quello che appunto state vedendo adesso. Vedete soltanto un rettangolo scarlatto, un rettangolo incandescente, con un'inverosimile nitidezza di contorni. Dice Didi Huberman, non vedete altro.
E la domanda che vi fate è come fa questo rettangolo a restare appeso, ammesso che sia appeso, e in qualche modo come fa in qualche modo o quale sia lo statuto della sua materia, cioè di che cosa è fatto questo rettangolo. E subito vi chiedete, appunto, proprio per il discorso che facevamo prima sulla scala, qui in qualche modo sapete che dobbiamo sempre cercare davanti a ciò che non conosciamo di ricondurre lo sconosciuto al conosciuto. Beh, forse la prima cosa che vi verrà in mente è che quello che vi trovate a cui, davanti a cui vi trovate di fronte sia un trompe-l'œil. Allora, in qualche modo vi girate, cercate in qualche modo di vedere se effettivamente questo rettangolo sia o no un trompe-l'œil. Vi avvicinate, vi abbassate, vi spostate di lato, no? Poi di solito, appunto, davanti ai trompe-l'œil il mistero si risolve in questo modo. Ma il rettangolo resta tale, resta in tutta la sua enigmaticità. E allora si insinua in voi una sorta di malessere, molto spesso nelle opere di l'esperienza delle opere di Tarn, di Turrell, portano appunto a questa sorta di disagio, di spaesamento, ne vedremo altre in qualche modo, no? Dove si entra dentro qualcosa, ecco, siccome lavora tantissimo sulla percezione, e viene messa in discussione la nostra percezione dello spazio circostante. Tanto che non siamo più sicuri di ciò che effettivamente stiamo vedendo. Allora vi avvicinate in qualche modo e vi avvicinate a questo rettangolo scarlatto e lì fate o cercate di avere un'esperienza tattile. Quindi fate sì che la mano tocchi, no? Questa, per rendervi conto di che materia questo rettangolo è fatto. Eppure inserite la mano dentro il rettangolo e non trovate niente. Il rettangolo non è fatto di materia, è fatto soltanto di luce, per cui in qualche modo non c'è niente da toccare. E qui, dice di Huberman, avviene una sorta di scissione, di prima grande scissione, di dramma del tattile e dell'ottico. Quello che vedete non coincide più con quello che toccate. È un'esperienza spaesante da questo punto di vista, no? Si apre uno iato tra quello che toccate e quello che vedete, un dramma, una scissione. Non c'è che vuoto, un vuoto pieno di colore rosso. Eppure questo rettangolo scarlatto fa da lembo, no? Lo vedete? È un lembo. Per questo in qualche modo prima pensavamo che fosse fatto di qualcosa e non di pura luce. È un lembo. E questo lembo in qualche modo agisce quasi fosse una sorta di muro, come il muro che vedete, no? Circostante. Sembra anch'esso parte di un muro. Allora, se il lembo di rosso è un'apertura piazzata davanti a me, dice Didi Huberman, il davanti mi indica che cosa? Mi indica paradossalmente una distanza e una separazione. In breve, un arresto. L'apertura mi indica una continuità spaziale. In breve, un appello. Ci avviene una sorta di inversione, perché l'apertura, da un certo punto di vista, chiude. E dentro questa apertura, dove pensavamo di trovare qualcosa, nel chiuso, qualcosa si apre. Che cosa voglio dire con questo? Vuol dire che tramite, giocando sulla dialettica paradossale del vicino e del lontano,
in qualche modo, che cosa succede? Succede che di fronte al nostro sguardo, nel momento stesso in cui non mi limito a porre la mano dentro il rettangolo, ma ci appiccico il mio viso, appiccico il mio viso al colore, allora in quel momento io mi accorgo che appiccicando il mio viso al colore, il mio sguardo viene divorato. Non c'è più sguardo. Il davanti si trasforma in dentro. Prima in qualche modo ho il rettangolo scarlatto davanti a me, quindi posso oggettivarlo. Quando invece vado vicino con la mano, entro con la mano e non riesco a toccare niente. E allora entro con il volto. E a quel punto, quando sono entrato nel rettangolo scarlatto, nel rettangolo di luce, il davanti si trasforma in un dentro e abolisce lo spazio colorato per immergermi in un luogo del colore. Non è più uno spazio colorato, ma è un luogo del colore. E questo ci garnisce, questo ci prende, questo ci trasporta. In che cosa? In una sorta di assoluta assenza di limite, che noi viviamo assolutamente in maniera pericolosa, perché non abbiamo più punti di riferimento. Fuori vedevamo oggettivato il rettangolo, dentro vediamo soltanto colore, senza niente più che mi dica dove io sia. Quindi immaginatevi una stanza, tre quarti della stanza c'è questo muro, il rettangolo praticamente scarlatto, dietro c'è un ulteriore pezzo di stanza dove io ho messo la mano, dove io attraverso il rettangolo ho guardato, ho messo il mio viso, ho appiccicato il mio viso e dove il mio sguardo è stato sequestrato. Perché io non vedo se non colore rosso. Il paradosso qual è? È straordinario. Il paradosso è che il riquadro tagliente del rettangolo si trasforma nel riquadro abolito quando io guardo dentro il rettangolo. Non c'è più nulla dentro che mi delimiti ciò che guardo. Fuori è limitato, dentro è limitato. Ma il paradosso qual è? Il paradosso è che io, nella stanza più piccola e finita, cioè in quella parte di stanza che è oltre, dietro il rettangolo scarlatto, io ho la sensazione dell'illimitato. La mia percezione non può fermarsi a niente. Quindi io faccio l'esperienza di che cosa? Del colore puro. Faccio esperienza del colore puro perché questo colore non alberga in sé nessuna figura. Non c'è nulla se non colore. Nel limite, l'illimitato. Faccio esperienza, vogliamo chiamarla così? L'esperienza dell'infinito. Ma l'esperienza dell'infinito nel finito. Insomma, che cosa sta facendo qui Turrell? Ma qui mi pare che qui stia davvero toccando qualcosa che è fondamentale in tutta la grande arte occidentale. Qual è questa grande cosa?
è fare l'esperienza, non tanto della figura, ma ciò che permette il darsi della figura. Fare, presentificare l'illimitato, da cui ogni limite trae origine. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire, facciamo degli esempi. Gli esempi sono questi. Entrate nella cappella degli Scrovegni a Padova, di Giotto, e la prima cosa che vedete non sono le figure, ma il monocromo del cielo che trovate in ogni affresco. Ed è questo che rende indimenticabile la pittura giottesca. Perché quel monocromo è esattamente quell'illimitato di cui parlavo precedentemente. Il grande pittore deve mostrarti che cosa? Non tanto e non solo la figura che esce dall'illimitato, ma l'illimitato stesso, perché è l'illimitato ciò che permette il darsi di ogni figura. Io vedo un formicolio di figure che si staglia dentro un azzurro illimitato. Il monocromo l'ha già toccato Giotto. Ma ancora prima, pensate alle vetrate di una cattedrale gotica. Che cosa vedete nella cattedrale gotica? Che cosa vedete in quelle vetrate? Sicuramente non vedete, almeno d'amblè, immediatamente, quando entrate in una cattedrale, non vedete affatto delle figure. Vedete soltanto delle macchie di colore, che a seconda dello spostamento del sole, dello spostarsi della terra e dunque praticamente della diversa incidenza della luce del sole che entra attraverso di esse, attraverso le vetrate, si modifica, cambia, si attenua, diventa più forte, vi colpisce, vi investe, vi attraversa. Prima vedete esattamente questo, vedete macchie di colore che si posano sul pavimento, sulle mura, su di voi, macchie di colore. E soltanto dopo fate l'esperienza delle figure che si stagliano, guardando bene, cercando in qualche modo di concentrarvi su quello che vedete, cominciate a distinguere le varie figure. Come nella cappella degli Scrovegni di Giotto, non vedete prima la storia di Cristo e la storia di Maria, ma vedete il monocromo. Esattamente così nelle grandi cattedrali gotiche. Voi siete colpiti innanzitutto dalla presenza di che cosa? Di quello che prima chiamavo il colore puro, di una sorta di illimitato presentificato. Oppure pensate a Beato Angelico, no? Nel convento di San Marco, la Sacra Conversazione, no? Che è nel corridoio del convento, sotto che cosa fa Beato Angelico? Mostra appunto delle specchiature, no? quelle sorte di rettangoli che vogliono in qualche modo fingere il marmo. Ecco, dove praticamente il pittore che cosa fa? A un certo punto getta letteralmente con un gesto che in qualche modo, no, di secoli anticipa quello che in qualche modo sarà il gesto dell'action painting, getta praticamente del colore sulla tela. Non è figura, non è figuralità, è ciò da cui ogni figuralità deriva. Allora, l'idea fondamentale di Turrell è arrivare a portarvi a fare esperienza di ciò, di questa sorta di illimitato, di questa sorta di colore puro, dove praticamente non c'è più in qualche modo, non è più questione di distinguere qualcosa, ma è questione
dall'essere colti, dall'essere riempiti, dall'essere fagocitati da un colore puro che non sappiamo dominare. Se volete, era quello che diceva Dionigi l'Areopagita, no? Dionigi l'Areopagita diceva esattamente questo, parlando in qualche modo dell'immagine, no? Sapete che il grande problema di tutta la cultura medievale è quella, come dice Sant'Agostino, della regione della dissomiglianza. Allora, per cercare in qualche modo di dipingere qualcosa che abbia a che fare con Dio e con la trascendenza, bisogna utilizzare qualcosa non di simile, perché è impossibile avere qualcosa di simile rispetto a Dio, ma qualcosa di massimamente dissimile, che proprio in quanto è dissimile o è brutto, porti in qualche modo il fruitore ad andare oltre ciò che vede. Sostanzialmente l'idea dell'icona, se pensate, no? Perché in qualche modo l'icona non è iconoclasta, non cade sotto la critica degli iconoclasti, perché in realtà gli iconofili dicono che non è lì la questione. Nessuno pretende di raffigurare Dio, ma è soltanto un rimando a qualcos'altro. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'esperienza fondamentale della pittura non è la figura, non può essere la figura, no? Perché la figura è ciò che emerge da ciò. Quello che è interessante è riuscire, come dire, a liberare lo sguardo dal cogliere qualcosa. Insomma, che cosa vuol dire per noi guardare? No? Didi Huberman ha un esempio triviale ma molto interessante. Dice: noi guardiamo come un cane si getta sull'osso. Esattamente questo, no? Cioè noi siamo sempre pronti con lo sguardo a cogliere qualcosa. Cogliere qualcosa, non ci fermiamo finché in qualche modo non riusciamo a cogliere qualcosa. Ma questo cogliere qualcosa significa in qualche modo dominare quella cosa. Pensate a tutte le analisi straordinarie dello sguardo nell'essere nulla di Jean-Paul Sartre, no? Lo sguardo che oggettiva l'altro, no? Sono prigioniero dello sguardo altrui, dice Sartre. Appunto perché? Perché noi con lo sguardo tentiamo sempre di cogliere qualcosa. Ora, qui dentro, al di là del rettangolo scarlatto, nel momento in cui io faccio l'esperienza, no? Il mio viso, il mio sguardo viene rapito da questa in qualche modo illimitatezza, da questo illimitato, da questo finito infinito, dove praticamente non ci sono più punti di riferimento, non ci sono più figure. Io, appunto, che cosa faccio? Sono faccio questa strana esperienza. Vedo senza poter cogliere nulla. Ecco questa esperienza straordinaria. Vedo senza poter cogliere nulla. Ecco l'esperienza del colore puro. Ma insomma, non è quello che ha cercato di fare Rothko in tutta la sua vita? Cosa sono queste, no? Queste sorta di, come chiamarli, di portali, no? Dove Rothko in qualche modo spogliava completamente la figura per arrivare ad una sorta di, ecco, di colore puro dove non c'era più nulla da cogliere, dove ci si poteva immergere, dove non si dominava più l'oggetto quadro. Credo che ci sia un grosso dentellato, no? Da questo punto di vista. Ma che cos'è questo colore puro? Perché questo è veramente interessante, questa cosa, se ci pensate per un momento. Perché
Intanto, ovviamente, è chiaro che anche qui si tratta di un'impossibilità, mi sembra ovvio, no? E va da sé, non è possibile in qualche modo pensare la purezza di una qualunque materia, da un certo punto di vista. Anche perché qui, se vedete un po' quest'opera, se guardate bene, vedete questi faretti, no? Che sono dalle parti? Ecco, basta soltanto agire a livello di intensità di luce, che tutto sparisce. Quindi è anche un'opera che ha a che fare veramente con l'impermanenza, con la caducità. Di Ubermann cita Freud, no? Quel brevissimo saggio di Freud del 1915, Vergänglichkeit, che è tradotto con caducità. Cioè, è tutto. È tutto caduco. Basta un nulla perché tutto in qualche modo sparisca. C'è questa idea molto forte anche del quasi nulla, come dicevamo, di questa estatica gioia dell'accadere di ciò che è, no? È costantemente portata allo scacco, no? A non essere più. Quindi un'idea proprio del finito, ecco, cioè, prima si fa l'esperienza dell'infinito, ma in una totale impermanenza. È una totale impossibilità di dominare tutto ciò. Allora, qui, di che cosa è questione qui? È questione di quello che nel Timeo Platone, se ricordate il Timeo di Platone, chiama la cora, che è un termine straordinario, su cui Derrida ha scritto un saggio meraviglioso sul concetto di cora. Vi leggo un passo del Timeo per cercare in qualche modo di farvi capire che cosa voglio arrivare a dire. Allora, la cora, viene tradotto in italiano con lo spazio, i francesi traducono lieu, luogo, è tradotto in diversi modi. Dice Platone, la cora può essere colta attraverso un ragionamento bastardo, che non deriva dalla sensazione, e che è a stento credibile, al quale guardiamo come sognando. E affermiamo che è necessario che tutto ciò che è si trovi in un luogo e occupi uno spazio. Ma tutte queste cose siamo incapaci, svegliandoci, di distinguerle dicendo la verità. Quindi l'idea qual è? L'idea è questa, no? Per Platone. C'è l'iperuranio, c'è il mondo delle idee. Il mondo delle idee è l'oggetto del pensiero. Ciò che in qualche modo il terzo occhio può contemplare, l'occhio della mente. E dall'altra parte c'è che cosa? Ci sono gli enti empirici. È il nostro mondo, il mondo transeunte. E questo mondo transeunte è sempre in movimento, è soggetto al divenire. È in costante trasformazione. In qualche modo di ciò noi possiamo avere soltanto un'opinione sensibile. Non possiamo avere episteme, non possiamo avere scienza, ma possiamo avere soltanto una doxa, un'opinione sensibile, cioè un qualcosa di mutevole che muta tanto quanto mutiamo noi e tutte le cose che ci circondano. Ma a metà strada, ecco, e Platone parla di terzo genere. Vi è quello che abbiamo appena letto, vi è la cora. Questo terzo genere, questo genere intermedio. Dice Platone, la cora è sempre e non ammette corruzione, come le idee, esattamente come le idee non ammette corruzione, quindi vuol dire che la cora praticamente è in qualche modo assolutamente imperitura, in qualche modo. Ma offre un luogo a tutte le cose che devono generarsi. Allora, la cora è questo terzo genere, di cui attenzione, è interessante, perché questo terzo genere alla cora non può addirsi né un pensiero propriamente detto, né una conoscenza intellettuale che è proprio del mondo delle idee, né la doxa sensibile. Quindi bellissimo, ci vorrà in qualche modo
un discorso bastardo, dice così Platone, un ragionamento bastardo, misto di opinione sensibile e conoscenza sensibile, per cercare in qualche modo di coglierlo. Quindi una terza via, una via di mezzo, qualcosa che non è né intelletto né sensibilità, qualcosa che sta ad un livello intermedio e che a noi appare come appaiono i sogni. Quindi la cora è il ricettacolo, è lo spazio imperituro, eterno, dove ogni figura può nascere, dove ogni oggetto sensibile può prendere vita. E ci vuole per questo un terzo modo di ragionare, un terzo ragionamento. Ebbene, il buon Turrell dice esattamente questo. Vi cito praticamente questo passo. E dice Turrell: l'esperienza che voi fate con quest'opera, un'esperienza rara, è l'esperienza di una sorta di immanenza dello stato di sogno cosciente. Quindi sembra riprendere in qualche modo questa idea per cui di questa esperienza, che è un'esperienza di quello che prima chiamavo colore puro, dell'illimitato nel limite, ecco, questa esperienza è come un'esperienza di sogno. E questa esperienza, come dire, lo capite che è un'impossibilità, no? Tra l'altro, questo così la pensava Platone, e prima di Platone la pensavano così perché credevano che la materia, o si potesse pensare una materia senza qualità. Ecco, questo è il punto decisivo, no? Mentre invece Aristotele più tardi dirà che in qualche modo non è possibile che la materia sia senza qualità. Quindi per Aristotele la materia è sempre, da un certo punto di vista, legata a una forma. Non può esserci questa materia pura. Ecco, qui invece stasera abbiamo fatto l'esperienza di una sorta di ripresa di questo antichissimo concetto di una sorta di materia senza qualità. È chiaro in qualche modo che... no, tutti lo capiscono che non può essere così, perché comunque il colore, il rosso di cui io faccio esperienza, è una qualità. E tuttavia, è come se Turrell lavorasse, agisse o si muovesse in quel piano dove non è più, o non è soltanto questione di figura, ma è questione di ciò che con la figura, prima della figura, al di là della figura, deve per forza essere, perché qualunque cosa sia. Adesso qua, naturalmente, ho finito il mio tempo a disposizione, potrei parlare tutta la notte probabilmente. Mi fermo, vi invito soltanto, vi faccio vedere queste slide soltanto per darvi, così, per spingervi a approfondire lo studio di questo artista. Tra l'altro questa è un'opera di cui potete appunto fare esperienza a Varese, nella Villa Panza di Biumo. Questo è il primo, in qualche modo, la prima opera. Vedete, è stranissima, è una semplice stanza praticamente, dipinta assolutamente di bianco, che però nel tetto è aperta, no? C'è questa apertura praticamente nel cielo. Anche qui vedete sempre questa idea, per cui di fronte a questo, insomma, siete di fronte ad un monocromo, mi pare ovvio, che si modifica a seconda praticamente dei vari momenti del giorno. Ma che cos'è straordinario qui? E io, cioè, ci sono andato e posso dire di parlare per esperienza diretta. Voi entrate praticamente in questa piccola sala, guardate in alto, siete fermi. Se notate, la soletta non ha spessore.
non ha spessore, tanto che in qualche modo sembra che non ci sia soluzione di continuità tra la cornice e il cielo. Sembra quasi il cielo assumere una sorta di consistenza, che è molto più, in qualche modo, molto più presente che non la semplice aria. Ebbene, per un particolare effetto, un'illusione naturalmente, ma che voi sentite, ve l'assicuro che lo sentite, se guardate attentamente in alto, ad un certo punto vi sembrerà di levitare. C'è questa idea per cui in qualche modo ci si sente quasi risucchiati verso l'alto. Esperienza straordinaria, no? Proprio a livello di percettivo proprio. Questo è un altro... Avere una libreria così non sarebbe male. O meditare qui, questo è un centro di meditazione con... Ma vado avanti per soltanto farvi vedere, soltanto per farvi venire voglia appunto di approfondire questo. Questo è il Roden Crater. Ecco l'opera di Land Art in qualche modo. Questa è proprio un'opera di Land Art, ma probabilmente ogni definizione di quest'opera lascia il tempo che trova. È un immenso vulcano spento che Turrell ha acquistato. E ha praticamente acquistato tutto il terreno intorno, quindi penso una spesa in qualche modo incredibile. E questo vulcano che vedete è bellissimo perché il rim, vedete, no? In qualche modo il cratere è molto particolare, è orizzontale, e vedrete più tardi perché sarà così importante, dove lui da qualcosa come dagli anni 70 sta lavorando ad un'opera che non è ancora finita, anche qui non so se la finirà mai, in qualche modo, ma è un'opera veramente ciclopica e soprattutto che desta una grandissima ammirazione, una sorta di osservatorio ad occhio nudo. E si tratta di 15 grandissime installazioni ipogee, quindi praticamente tutto sottoterra, tanto che qualcuno ha detto che paradossalmente quando questo immenso lavoro sarà finito non si vedrà assolutamente nulla da fuori, si vedrà soltanto il Roden Crater, perché tutto agisce in profondità. Mi soffermo soltanto qui, vi faccio questo esempio dei tanti che potrei portarvi, tanto per farvi capire la complessità in qualche modo di un'opera come questa. Naturalmente potremmo parlarne ore. Ecco, questa è una parte, una struttura in qualche modo incredibile, perché Moon and Sun Space si chiama, ed è c'è questa apertura molto, vediamo se riesco a trovarla. Ecco, c'è questa apertura in qualche modo, vedete, quello in fondo che vedete è l'apertura verso praticamente il cielo. E davanti c'è una sorta di scala che dovrebbe, nelle intenzioni dell'autore, ricordare in qualche modo quella che è la scala degli indiani Hopi, in qualche modo, i cui sacerdoti salgono appunto con due serpenti velenosi sulle spalle e devono salire una scala senza mai mettere giù le mani. Quindi questo un po' ricorda tutto questo. E questa scala è ripidissima, tanto che appunto chi c'è stato dice che appunto devi essere accompagnato per salirla, e dà direttamente fuori a questa sorta di... Vedete? Verso di voi si apre un tunnel. Questo tunnel è lungo, pensate, 300 metri sottoterra, una cosa veramente incredibile, che praticamente, cosa fa questo tunnel? Porta la luce, vedete la luce che entra praticamente da questa fessura, in qualche modo, da questa immensa fessura, e viene convogliata con una lente enorme, costruita praticamente da tecnici della NASA, quindi una lente veramente spaziale, il caso di dirlo, viene convogliata
300 metri appunto di viaggio, viene convogliata qui, in questa stanza, sempre sottoterra. Questo è un immenso monolite in cui si staglia in certi momenti dell'anno, in qualche modo, si staglia la luna piena. Quello stesso giorno, che naturalmente accade non così di frequente, dall'altra parte del monolite, il giorno del solstizio, in qualche modo, potete vedere invece lo stagliarsi, sempre per lo stesso principio, del sole. Quindi è questa esperienza incredibile che noi facciamo, senza particolari strumenti di osservazione, ci troviamo di fronte a che cosa? No? Voi potete sedervi in qualche modo intorno a tutto questo e guardare praticamente lo stagliarsi di un'immagine del Sole e della Luna su questo enorme monolite. Un esempio fra i tanti che potrei portarvi, mi fermo in qualche modo qui solo per... Faccio vedere appunto queste slide molto velocemente. Vedete, questa è la stessa, eh? Prima è circolare, poi è ellissoidale. Questa è ellissoidale, ma a seconda dei punti in cui vi mettete, cambia esattamente la percezione della forma di questa apertura. E coincide esattamente con, no, il buco della serratura che costituisce l'entrata del tunnel. Quindi è incredibile. Qualcuno ha paragonato appunto a Piero della Francesca, un ripensamento in qualche modo delle leggi della prospettiva applicate praticamente all'astronomia, eccetera, eccetera. Molte di queste cose non sono state ancora, non sono state finite. Guardate, vi faccio vedere un po' qualche immagine. Il sito di Turrell è accessibile a tutti ed è molto molto ricco, dateci un'occhiata. Questo è tutto ciò che vedete da fuori. Questi sono i progetti per le prossime installazioni. Ed è così. Finisco col dire che cosa? Che cosa serve quest'opera mastodontica? Beh, stasera penso in qualche modo di avervene dato un'idea. Il Roden Crater, in qualche modo, io non direi neanche che si connota in termini scultorei, non è neanche, non è Eiser, eh? Eiser invece ha questa idea molto forte di fare sculture, cioè per lui in qualche modo tutto quello che abbiamo visto prima è senza dubbio scultura. Qui non c'è questa idea. Che cosa c'è invece di fondamentale in tutto questo? C'è l'idea di un luogo in cui si possano svolgere, si possono avere molteplici e disparate esperienze sensoriali. Proprio questa idea per cui, come dire, Turrell continua a insistere su questo concetto stranissimo del vedersi vedere. È un'opera a basso impatto ambientale, in qualche modo, però è un'opera dove probabilmente, ecco, questo forse l'abbiamo detto spesso in queste lezioni e su questo vorrei terminare, no? Che cosa è fondamentale anche qui, mutatis mutandis, rispetto a tutto quello che dicevamo prima? Io credo che anche qui sia importante, come dire, il fare esperienza di ciò che è. Ma attenzione, perché come dimostra appunto tutto quello che abbiamo cercato di dire stasera, il ciò che è massimamente enigmatico. Cioè non c'è nulla che va da sé nel ciò che è. Allora, da un certo punto di vista possiamo dire, dal minimalismo in poi, vi è questo tentativo
comune in parte alla filosofia, in parte alla musica, in parte alla danza, tantissime in qualche modo sono le manifestazioni del pensiero umano che possono in qualche modo collegarsi a questo. Che cosa è avvenuto in parte nella seconda metà del Novecento? No? È avvenuto un tentativo in tutti questi ambiti, in queste pratiche e in questi saperi, il tentativo di, come dire, togliere all'oggetto, togliere alla cosa, togliere l'esperienza a qualsiasi sovrastruttura. Detto in maniera molto banale, c'è cioè il tentativo di pensare la cosa. Ma questo tentativo di pensare la cosa, ecco, questo dire che dietro alla cosa non c'è nulla, ok? Non significa che la cosa sia comprensibile. Non significa che la cosa vada da sé. Il mistero è lo stesso presentarsi di ciò che è. Grazie.